Per te è sempre una grande emozione, un grande piacere incontrare i giovani, i futuri calciatori. Sì, beh, è un piacere. E poi mettiamo a loro disposizione tutta la nostra, il nostro sapere, il nostro entusiasmo, la nostra esperienza. Io ho la fortuna di essere responsabile per 6 Academy con la Roma, ma in giro per il mondo. Ne abbiamo 5 negli Stati Uniti e una in Sudafrica, anche se quella in Sudafrica è più una questione sociale, dove noi facciamo giocare i bambini bianchi con i bambini di colore insieme per un'integrazione anche razziale. E quando vado in giro mi diverto da morire, perché poi lavoriamo con i bimbi dagli 8 anni fino ai 16, ma soprattutto quelli dagli 8 ai 12 sono spettacolari, perché c'è da divertirsi con loro. Poi ti regalano sempre un sorriso, sono sempre disponibili, vogliono imparare. E quindi quando vedo queste partitelle qui mi diverto sempre io. Quale consiglio ti senti di dare ai giovani calciatori, ma soprattutto anche ai giovani allenatori? Ma sai, i giovani allenatori hanno l'entusiasmo, la voglia di far bene. Il consiglio è quello sempre di documentarsi, di voler imparare, di andare alla ricerca di nuove conoscenze, di nuovi metodi di lavoro, che poi a livello di bimbi è soprattutto un discorso di divertimento. Non è che con questi bimbi puoi fare la tattica, questi devi far divertire ed insegnargli un po' di tecnica, fare dei lavori che possono aiutarli ad avere un bilanciamento del corpo migliore, e poi loro si devono principalmente divertire. Io dico ai bimbi, quando vengono ai nostri stage, devono arrivare sempre con il sorriso, con la voglia di stare bene insieme. Poi noi, oltre ad aiutarli a crescere dal punto di vista tecnico, gli diamo anche degli input per quanto riguarda la crescita comportamentale, il saper stare insieme, l'educazione, il rispetto dei compagni, il rispetto degli avversari, perché a questi livelli è soprattutto un gioco, è un divertimento. Quindi io poi dico sempre che fino a una certa età la competizione c'è fino a un certo punto. Tant'è vero, io quando allenavo i ragazzi della Fiorentina, io gli dicevo sempre: quando tornate a casa e la partita è andata male, cosa gli dite ai genitori voi? Che abbiamo perso? No, noi non abbiamo mai perso, a questi livelli non si perde mai, al massimo siamo stati vinti. Quindi se il papà ti dice: che avete fatto oggi, avete vinto o avete perso? No papà, oggi abbiamo vinto. Oppure: no, sono stati più bravi, siamo stati vinti. Ma non usate mai la parola perdere, perché a questi livelli non si perde mai. È una parola brutta per il bimbo quando torna a casa: che hai fatto? Ho perso. No, non hai perso, ti sei divertito e hai trovato dei ragazzi che in quel momento si sono dimostrati più bravi. Quindi sei stato vinto, è diversa, la parola suona in maniera diversa. Poi quando si cresce e si va nei professionisti le cose naturalmente cambiano. Ma io voglio che quando questi bimbi vengono, devono essere sempre con il sorriso e la voglia di divertirsi. Per noi è un grande piacere quando è così. Il calcio ti ha dato tantissimo, soprattutto la Coppa del Mondo dell'82, ricordi indelebili. Beh, ci mancherebbe, anche perché ogni tanto a qualcuno dico: ma ricordatemi che è vero che non sia un sogno quella cosa lì, perché arrivare a quei livelli lì è già di per sé una soddisfazione enorme. Quando tu fai parte di una spedizione, di una nazionale, rappresenti il tuo paese, sei tra virgolette tra i 22-25 calciatori più forti, più bravi, e questa è anche una grande responsabilità. Però poi se tu sei già felice, strafelice di far parte di una spedizione che va a una competizione così bella, ma se poi alla fine hai anche la fortuna di vincerla, perché tante cose si possono, è più facile poter arrivare a vincere, ma la Coppa del Mondo è una cosa particolare, è difficilissimo vincerla quella Coppa, e si devono incastrare mille situazioni favorevoli, oltre alla bravura naturalmente, ci vuole tantissima fortuna anche, e quando tu arrivi a quello, insomma, io penso che tu fai parte, entri nella storia di quel mondo, e quindi rimarrà indelebile per noi, ma anche per tutto il popolo che tu hai rappresentante in quel momento. In quale attaccante di Serie A ti rivedi? Beh, non lo so, tanti dicono che ci assomigliamo con Belotti, c'è questo ragazzo del Milan, questo Cutrone, che non mi dispiace come si muove. Poi in tempi passati mi sembrava che Matri potesse avere
delle sequenze, dei movimenti che potevo avere io, anche se magari in tempi diversi. Però ogni calciatore poi ha la sua priorità, le sue qualità, le sue caratteristiche. È difficile accostare sempre, a meno che non ci sia una somiglianza reale, ma se no è difficile fare dei paragoni. Domanda secca: chi vince lo scudetto secondo Ciccio Graziani? Per me lo rivince la Juve, perché alla lunga è la più forte, è quella che ha più alternative. Io quando voglio vedere, che vedo il calcio in TV, se c'è il Napoli lo seguo con molta attenzione e volentieri, perché è una squadra che mi diverte. Però se devo puntare una squadra che vince, piglio la Juve, perché secondo me ancora oggi, anzi oggi è più forte di ieri secondo me, anche nelle alternative. Se non si stufano di vincere, cosa difficile a quei livelli lì, ho l'impressione che rivincono anche quest'anno. Cosa ti ha spinto a scrivere un libro sulle tue gesta, le tue vittorie, i tuoi trionfi? No, beh, ma questo è stato un libro, l'abbiamo fatto più che altro divertendoci, ma è un libro che non è a 360 gradi, non c'è tutto Graziani dentro, c'è solo una parte dentro questo libro che abbiamo voluto raccontare, una parte della mia vita molto breve, principalmente la parte che riguarda gli 8 anni al Torino. E l'abbiamo fatto con Elena, scherzando e ridendo, ci siamo messi seduti, facciamo qualcosa. Ho detto, vabbè, proviamo a tirare giù qualcosa, abbiamo provato. Però il libro che devo scrivere deve ancora nascere. Il giorno che mi ci metto lo vorrei fare a 360 gradi, dall'A alla Z, e vedremo se ci riesco poi. A fare gli onori di casa, Toto Bullo. Beh, per me, io vivo qua e quindi... Incontrare Ciccio sulla mia terra per me è bellissimo, è un momento che sto godendo veramente, anche perché non me l'aspettavo che venisse giù così. Mi è arrivata questa telefonata da un amico, mi ha detto guarda che c'è Ciccio Graziani, e io mi sono presentato, non potevo fare a meno. Che poi io lo sapevo, mi ha detto glielo diciamo all'ultimo, lo sapevo perché è già venuto Claudio, è venuto Luciano. Claudio viene spesso, perché Claudio viene qua, perché ci sono i club, va in giro, ma ce ne sono volte, tante volte. Sì, me l'hanno detto. Lui viene spesso con la moglie d'estate a fare tornei, a fare qualche partitella così. Tu della prima volta, è venuto Eraldo a presentare un libro. È venuto Eraldo, ma Eraldo ha girato il mondo con quel Eraldo, libro. Sì. Oltretutto l'abbiamo anche letto, quello è un altro libro che non parla tanto di calcio, ma parla di aneddoti, parla di cose speciali, parla di momenti di simpatia. E soprattutto ha dato visione e risalto anche a quei personaggi, che stanno dietro le quinte, che a volte ruotano intorno a una squadra di calcio, come i magazzinieri, i massaggiatori, gli accompagnatori. Che per i giocatori poi questi sono personaggi che poi ti fanno crescere, ti stanno vicino nel momento di bisogno, nel momento che sbagli ti sono lì sempre a volerti bene, comunque ti vadano le cose, quindi sono personaggi importanti, anche se stanno dietro le quinte. Sì, molto simpatico. E credo che ne stia facendo un altro in cantiere che sarà altrettanto bello. Renzo Zambito, come nasce la presenza di Ciccio Graziani ad Agrigento per presentare il suo libro? Diciamo che è nato da anni, perché io il mio scopo è quello di portare tutti gli ex giocatori del Toro più possibile qua in zona, da Agrigento, Sicilia e tutto. Quest'anno è toccato a Graziani, che ho conosciuto un anno fa, lui è stato disponibile subito e gentile verso i miei confronti e niente, siamo riusciti a portarlo qua, un po' di difficoltà per il lavoro che fa, comunque ci siamo riusciti e ben venga.